Domenica delle Palme e insieme Domenica di Passione. Ci introduciamo così nella settimana più arcana e più promettente di tutto l'anno liturgico. Proprio per questo è chiamata settimana autentica, perché vuole farci arrivare all'autenticità della nostra vita, partecipando alla Pasqua di Gesù e al suo modo di sentire. La settimana autentica incomincia con un giorno di festa, l'ingresso di Gesù in Gerusalemme, e finisce con la festa di Pasqua. In mezzo un grande smarrimento e un dolore mortale che invita a tenere fisso lo sguardo su Gesù, il Figlio di Dio crocifisso e risorto. L'arcivescovo si porta ora presso l'altare di San Giovanni Bono per la benedizione degli ulivi e delle palme. Poi, in solenne processione, acclameremo come a Gerusalemme quel giorno: Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Fratelli e sorelle, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Con fede viva accompagniamo il nostro Salvatore nel suo ingresso alla Città Santa e chiediamo la grazia di seguirlo
fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Preghiamo. Benedici, o Dio, questi rami di ulivo e di palma, e fa che la celebrazione di oggi si compia e si perfezioni nell'amore che ci introduce al piano della tua misericordia. E solo ci dona di riportare vittoria sul maligno che ci opprime. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Imitiamo, fratelli e sorelle, le folle di Gerusalemme che acclamavano Gesù, Re e Signore, e avviamoci con gioia. Certo, ingiustizie,
Yeah.
Preghiamo. O Dio forte e santo, distruggi i nostri peccati e disponi i cuori ad attendere con fede il Signore che viene. Donaci la grazia di agire nella tua giustizia e di conseguire la palma della vittoria. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benedicimi, Padre. Leggi nel nome del Signore. Lettura del profeta Zaccaria. Così dice il Signore Dio: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ecco, figlia di Benedicimi, Padre. La lettura apostolica ci illumini e ci guidi a salvezza. Lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, Cristo è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili
e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, perché sia Lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti in Lui tutta la pienezza e che per mezzo di Lui e in vista di Lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Gran folla venne alla festa, e a Cristo tendevano rami di palma. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. A Lui acclamavano con voci di gioia: benedetto colui che viene nel nome del Signore. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Tu vieni a noi, Salvatore del mondo. A te, Signore, sia lode e gloria. Lode a te, o Cristo, Re d'eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Benedicimi, Padre. Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunciare degnamente il suo Vangelo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Lettura del Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, la grande folla che era venuta per la festa, udito che il Signore Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a Lui gridando: Osanna,
benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele. Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina». I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le aveva fatte. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Chi sarà degli spettatori ottusi? Chi sarà di quelli che assistono all'evento ma non ne capiscono il significato? Quelli che guardano e non vedono? Quelli che si trovano dentro il dramma, sulla scena, e si comportano come se fossero in platea? Quelli che sentono dire le parole e le ascoltano come se fossero racconti della vita altrui e non si rendono conto che sono rivolte a loro, che c'è chi li sta chiamando. Quelli che si comportano come fossero alla finestra a guardare quello che avviene in strada e non si accorgono invece d'essere su una nave che sta solcando il mare. Che sarà degli spettatori ottusi, che sono come i discepoli di cui parla il Vangelo? Sul momento non compresero queste cose. E che sarà degli spettatori ostili? Che sarà di quelli che seguono il personaggio in attesa del momento opportuno per aggredirlo, quelli che ascoltano le parole per cercare la bestemmia che consenta la condanna, quelli che osservano i gesti della compassione per spiarvi la trasgressione,
quelli che schedano i presenti, gli amici, i beneficati, per denunciarli come complici e per denunciare la congiura. Che sarà di quelli che stanno vicino a Gesù e ai suoi amici come quei capi dei sacerdoti di cui parla il Vangelo, che allora decisero di uccidere anche Lazzaro perché molti dei giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù? Che sarà degli spettatori ostili? E che sarà di noi che forse non ci riconosciamo negli spettatori ostili e neppure negli spettatori ottusi, ma siamo piuttosto gli spettatori abituali, quelli che sanno già come va a finire la storia, ma amano sentirsela raccontare di nuovo, quelli che hanno già capito e non si aspettano sorprese, quelle che forse tempo fa hanno provato un fremito di emozione e si aspettano che rivedendo la scena li attraversi ancora quella commozione che è insieme struggente e confortante, come la constatazione rassicurante di essere ancora capaci di buoni sentimenti. Che sarà di quelli che hanno interiorizzato la persuasione di non poter mancare come a un adempimento doveroso e sufficiente per sentirsi a posto con la tradizione di famiglia o con i costumi della tribù? Che sarà degli spettatori abituali, coloro che assistono al dramma come spettatori ottusi oppure ostili oppure abituali? Sono tutti condotti fino al momento in cui Gesù fu glorificato. Allora si spalancano i cieli e gli abissi, allora l'universo intero è scosso in modo inaudito, come se avvenisse il contrario di quello che avviene durante il terremoto. Il terremoto fa crollare le case, i palazzi e i templi, invece Gesù glorificato riedifica. Il terremoto semina il panico, Gesù glorificato diffonde la pace, avendo pacificato con il sangue della sua croce le cose che stanno sulla terra e quelle che stanno nei cieli, annuncia la lettura dell'epistola di questa celebrazione. Il terremoto crea un frastuono di morte. Gesù glorificato suscita un cantico di esultanza. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, invita il profeta. Il terremoto rende pericolose le cose che si danneggiano a vicenda, le une cadendo sulle altre. Gesù glorificato riconcilia tutte le cose, così che siano di vicendevole giovamento. Il terremoto fa scappare. Gesù glorificato raduna i molti, perché siano un cuore solo e un'anima sola. Il terremoto fa morire. Gesù glorificato fa vivere. È il primogenito di quelli che risorgono dai morti. Noi siamo così coinvolti e raggiunti dalla gloria del Signore, così da essere partecipi della vita del primogenito. E perciò è con quest'animo
che noi ci introduciamo nella settimana autentica. Non siamo, non vogliamo essere spettatori che assistono come a una emozionante sacra rappresentazione. Desideriamo piuttosto essere uomini e donne mortali che stanno aspettando di essere rivestiti di immortalità. Invochiamo la grazia di essere avvolti dalla gloria del risorto, di essere conformati al Figlio per essere in verità figli, membra del corpo di cui Cristo è il capo, cioè la Chiesa. La celebrazione della Pasqua del Signore è quindi la grazia offerta a tutti. Da qualunque posizione uno parta, tutti, gli ottusi, gli ostili e gli abituali, tutti sono convocati per essere conglorificati, anche quelli che si atteggiano in una posizione di estraneità. Tutti siamo convocati per essere glorificati insieme con Gesù, anche coloro che si proclamano indifferenti, anche coloro che sono apertamente ostili. Tutti siamo convocati per essere resi partecipi della gloria del Cristo risuscitato. La grazia che ci convoca opera non attraverso le emozioni che può suscitare uno spettacolo, non attraverso le risonanze che può avere una parola, ma attraverso quella grazia dei sacramenti che rendono possibile partecipare in verità alla vita di Gesù. Allora diventerà possibile avere gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e quindi amare come Lui ha amato e quindi dare la vita in memoria del suo sangue versato per tutti e quindi diventare uomini e donne di pace perché riconciliati dal sangue della sua croce. Entriamo dunque nei sacri misteri per essere trasfigurati dalla gloria del risorto, per essere divinizzati dalla sua grazia. Entriamo in questa settimana santa non come spettatori in cerca di emozioni, ma come persone libere che vogliono aderire con la loro fede e conformarsi con la loro vita al Signore che ci ha chiamati, che ci ha radunati, che ci ha riconciliati e ha seminato in noi la speranza della vita che non finisce.
ci alziamo e cantiamo insieme l'antifona dopo il Vangelo, riportata a pagina 9. Fratelli e sorelle, con cuore libero eleviamo al Padre le nostre preghiere perché ci doni il coraggio di seguire il suo Figlio Gesù lungo la strada della croce. Preghiamo insieme, diciamo: salvaci, Signore nostro Dio. Salvaci, Signore nostro Dio. Per le chiese sparse in tutto il mondo, contemplando lo svuotamento del Figlio di Dio, sappiano vivere in comunione con la sua povertà e così attingere nuova forza per la propria missione. Preghiamo. Salvaci, Signore, nostro Dio. Per i catecumeni che ieri sera hanno ricevuto il simbolo della fede e nella prossima veglia pasquale il battesimo, dispongano la loro vita alla conoscenza e all'accoglienza del mistero di Dio. Preghiamo. Salvaci, Signore, nostro Dio. Per i giovani di ogni continente, perché in Cristo che dona se stesso sino all'estremo della morte in croce, riconoscano la sorgente dell'amore vero e la ragione profonda della propria vita, preghiamo. Salvaci, Signore, nostro Dio. Per noi, celebrando il mistero della nostra salvezza, possiamo sperimentare nella vita quotidiana la tenerezza misericordiosa di Dio, preghiamo. Salvaci, Signore, nostro Dio. Per tutte le vittime della guerra e del terrorismo, della violenza e della follia, dell'opulenza e della fame, preghiamo. Salvaci, Signore, nostro Dio. Accogli, Dio misericordioso, la nostra preghiera e aumenta la fede di chi spera in Te. A noi che innalziamo ulivi e palme nel giorno del trionfo di Cristo, dona di portare frutti di opere giuste in perenne comunione con Lui, che vive e regna nei secoli dei secoli. Prima di presentare i doni e la nostra stessa vita all'altare, scambiamoci un segno di pace. Serra
fratelli e sorelle, chiamati a partecipare dello stesso pane e dello stesso calice in comunione con tutta la Chiesa cattolica, professiamo la nostra fede. O Padre, di celebrare questi santi misteri con cuore ardente e puro, perché il nostro servizio risponda degnamente alla bontà che ci manifesti e con fiducia accresciuta si elevino a te le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Gloria al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai mandato in questo mondo Gesù, tuo Figlio, a salvarci.
perché abbassandosi fino a noi e condividendo il dolore umano risollevasse fino a te la nostra vita. Salendo a Gerusalemme portava a compimento quanto le scritture avevano annunziato e la folla dei credenti con fede e con gioia gli andava incontro acclamando. Come allora la voce dei fanciulli risuonava della tua lode, così ora con tutto il nostro amore eleviamo esultando un inno alla tua gloria. Santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Tu ci hai redento con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio,
dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, o San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Ambrogio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai la potenza per la
Cristo che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ci accostiamo a ricevere l'Eucarestia con il canto Mistero della Cena, riportato a pagina 14. Sorto e vivo sarà sempre.
Preghiamo. O Padre di misericordia, poiché ci hai nutrito del pane di vita e ci hai voluto tuoi commensali nel tempo, donaci per la grazia di questi misteri di aver parte nell'eternità alla gloria di Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Portiamo dunque nelle nostre case questi rami d'ulivo, questi rami di palma, siano il segno che abbiamo partecipato ai santi misteri, alla gloria del Signore Gesù, che ci prepariamo a rinnovare la nostra fede in questa settimana santa, incontrando il mistero centrale della nostra fede, il fondamento certo della nostra speranza. Portate questi rami d'ulivo, questi rami di palma dappertutto dove è possibile regalare un po' di speranza alla gente che incontreremo, che sia come un invito per partecipare tutti alla gioia del Signore. Con questa intenzione vi accompagno con affetto e vi incoraggio con la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.